se dovessi trovare un pregio e un difetto che sono che mi piace. Sì. Posso sbagliare? Il pregio è difficile da dire. Proprio da chi l'ha fatto. Ho messo un disco, mi piace, quindi proprio onesto. Cioè, mi piace, ci sono affezionato, ci hanno sputato il tutto, dal sangue, al sudore, mi piace, la pelle, il cuore. Per cui non ti posso dire che è tutto un pregio, però per me è così una soddisfazione dopo 7-8 anni avere poi riuscito a essere riusciti a portare questo disco, che non ti voglio dire, c'è un pregio che io personalmente ci trovo su questo disco è Masito, cioè il rap di Masito che è decuplicato proprio di potenza rispetto alle cose che aveva fatto prima, quindi io dico la cosa più bella di questo disco sono le strofe di Masito e il rap di Masito. Ci posso trovare un difetto, ci abbiamo messo troppo, alcuni pezzi forse erano già in giro da qualche periodo, quindi minimo vecchi, forse non c'è un'omogeneità di suono, ma anche io che non l'abbiamo cercata l'omogeneità di suono, abbiamo fatto la scelta di affidarci a vari produttori, per cui per alcuni potrebbe essere un difetto, per me in realtà no, sai, i difetti io ci sento niente. Posso dire che ci sono delle strofe mie che risentendo le avrei potute trappare meglio, o potrei dire avrei potuto scrivere di questo argomento ancora meglio, o ci sono un paio di argomenti che volevamo trattare per motivi poi di tempo non siamo riusciti a trattare, però questi sono un processo di tagli che posso avere io. Chiaro. Quindi, cosa aspetta il futuro? Ah, non lo sappiamo, non ci vuole, dobbiamo cominciare in maniera totalmente incerta. Siamo tipi che comunque fanno la scaletta 2 minuti prima di salire sul palco, abbiamo fatto 3 prove prima del primo concerto di ghiaccio dicendo adesso si prova, invece poi non va più proprio. Alla fine probabilmente è anche un po' il nostro punto debole e insieme il punto di forza, una sorta di spontaneità e di non avere dei canoni, non avere dei cliché, quindi non per forza io faccio, non so, un pezzo politico come Piombo e Fango e quindi adesso il danno fa un pezzo politico. Noi quando diciamo bruciamo ogni bandiera vuol dire quello, cioè io faccio quello che mi va e quello che mi piace, indipendentemente se è quello che ho fatto il giorno prima o la una cosa che non ho fatto mai. Quindi è un po' il nostro approccio per il futuro. Il futuro in realtà c'è già qualcosa di concreto, è un singolo in vinile che uscirà entro un paio di mesi con 2 inediti nel Colle e rispettivi remix, e questi 2 pezzi saranno poi scaricabili gratuitamente da internet con chi non ha il vinile che non riuscirà a sui 2 pezzi. Cioè comunque stiamo lavorando a fare pezzi nuovi, usciranno dei featuring che ho fatto io su un disco di Full Time che è un progetto fatto da 2 beatboxer di Roma, più altre cose in cantiere, quindi insomma tanta carne al fuoco, mantenete la fede. Se c'è qualcosa che ci tenete a dire. No, quello che ormai preferiamo dire i testi, perché non piace fare grosse dichiarazioni, penso che ascolta il disco e poi quello che voglio dire da parlare di lì. Niente, se posso dire qualcosa di non andare a pensare le etichette, cioè non etichettare troppo al core commerciale, gangsta conscious, hip hop puro, hip hop non puro. Se una cosa ti piace, mi piace, se non ti piace, non ti piace. Poi tu saprai perché ti piace o perché no. Quindi seguite un po' voi stessi, lasciate perdere tutte le stronzate che vedete in giro, in televisione, ma pure su internet, dove comunque spesso poi ci si confonde l'idea con questo bombardamento di cose, si perde un po' il senso della ragione. Cercate, ecco, io dico sempre di essere onesti, cioè se tu sei un criminale fallo il criminale, se non sei un criminale non fai il rap criminale, viceversa se sei uno tranquillo fai il rap di uno tranquillo, perché comunque ognuno, poi la bellezza nel rap è che ognuno porta la sua visione delle cose. Invece c'è tanta gente che copia, tanta gente che esce dopo, allora tutti lo rappano con il rap di quelle domande. Però la figata di rap dopo è che sono stati magari originali in quel modo di parlare di quello, se già altri 3 li copiano quei 3, non ha più un senso. Ognuno raccontasse quel proprio punto di vista la propria realtà. Grazie mille. Buonasera, ci divertiremo.